Buonasera a tutti, ci siamo riusciti, siamo finalmente in diretta. Scusateci, abbiamo avuto un inconveniente tecnico, può succedere nelle migliori famiglie. E siamo qui per l'ultimo appuntamento dei mercoledì di Santa Cristina e siamo qui con Manuela Gianandrea dell'Università Sapienza di Roma e mi fa piacere. Come dire, chiudere questo ciclo di conferenze, che è stato un ciclo di conferenze molto ricco, che ha avuto, ha riscosso molto successo anche quest'anno, in questa difficile, situazione che insomma accomuna, tutto il paese già, da un paio d'anni. E, in questo frangente mi preme anche ringraziare tutto lo staff che rende possibile queste, dirette, streaming e soprattutto anche il coordinatore di questo ciclo di conferenze, che è il professore e collega Daniele Benati. Dunque, sarò molto breve, visto anche diciamo così, il ritardo che abbiamo accumulato. E certo entreremo, diciamo, a piede, come dire, in un ambito davvero affascinante, che è quello della Roma medievale, con le nuove scoperte che hanno caratterizzato gli ultimi anni, la chiesa di Santa Sabina, all'Aventino a Roma. Un edificio molto importante, un edificio molto importante perché ovviamente voluto dal presbiter Urbis Illyrica De Gente Petrus, come ci ricorda l'iscrizione della controfacciata, in un momento che è un momento, devo dire, cruciale per Roma, perché tra il papato di Celestino I e in particolare quello di Sisto III. Ma sono anche gli anni, se ci pensiamo bene, l'anno della morte, 430 di Agostino d'Ippona, 431 e invece il concilio di Efeso, dove voluto da Teodosio I, dove si era consumato in qualche modo anche l'attrito nei confronti dell'apostasia del vescovo Nestorio, dove si era appunto dibattuta sulla doppia natura di Cristo e dunque anche sulla divinità, sulla divina maternità della Vergine. E dunque allora capite bene che l'edificio che oggi ci presenta nei suoi aspetti, se vogliamo, anche più inediti, la studiosa, è un edificio che in qualche modo diventa come dire, la cassa di risonanza di un profondo rinnovamento della Chiesa e soprattutto nei confronti di un'istituzione, quella appunto ecclesiastica, che sempre di più attraverso una strategia delle immagini vuole ribadire che è l'unica nella terra ad essere appunto a proclamare la verità attraverso quella che è appunto la Chiesa romana, evangelica, apostolica e in fin dei conti trionfante. E Gianandrea tutto questo ce lo racconterà grazie tra l'altro ad un suo approccio metodologico, che è un approccio metodologico assolutamente interdisciplinare e che in qualche modo è capace di raccordare non solo le opere d'arte, ma anche alla loro funzione, agli usi liturgici che cambiano nel tempo. Ecco, gli aspetti diacronici sono aspetti assolutamente imprescindibili e grazie attraverso ad uno studio filologico, diciamo così, agguerrito e indefesso, Manuela Gianandrea ha, come dire, contraddistinto lo studio dell'arte romana in termini assolutamente nuovi. Dirò qualcosa appunto su Manuela Gianandrea, professore di storia dell'arte medievale presso la Sapienza, Università di Roma, dove attualmente è anche coordinatore del dottorato di ricerca in storia dell'arte. Dice del Dipartimento di Storia, Antropologia, Religioni, Arte e Spettacolo, ha insegnato presso il corso di laurea in conservazione dei beni culturali dell'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, è stata a più riprese visiting professor, dirige in progetti importantissimi dal punto di vista scientifico, voglio ricordare Mapping Sacred Spaces, Form, Functions and Aesthetics in Medieval Southern Italy e moltissimi altri, cofondatrice e coordinatrice di importanti riviste con Pio Pistilli, coordina la collana di studi Medioevo Mediterraneo e la collana Esordi con Stefano Pierguidi e Marco Ruffini e Novella Barbolani,
la collana Studium Ricerche di Storia dell'Arte ed è anche membro del board editoriale della rivista Storia dell'Arte e Fenestella. Poi collabora anche con la CEI, con il Dizionario Biografico degli Italiani, ma insomma una studiosa davvero diciamo così, che ha un panorama assolutamente ricco di spunti, di riflessioni sui quali esercita la propria professione di storica dell'arte con grande acribia. Ovviamente il suo terreno prediletto è Roma e il Patrimonium Petri e ovviamente anche, diciamo così, il meridione, la parte meridionale d'Italia nel Medioevo, e soprattutto, ripeto, questo aspetto metodologico importantissimo dove Gianandrea è abituata a prospettare con un sguardo sempre di cronico e trasversale l'oggetto della propria dissertazione attraverso ovviamente una lettura dei fenomeni artistici articolata e soprattutto esercitata su una filologia delle fonti assolutamente impeccabile e ad un riesame storiografico ineccepibile. Dunque credo che la lezione di oggi sarà anche da un punto di vista metodologico un grande esempio anche per tutti gli studenti che sono in ascolto. Devo ricordare, poi lascio ovviamente la parola a Manuela, i suoi testi, ha scritto moltissimi articoli, moltissimi libri, anche in concuratela. E però voglio ricordare un libro davvero fondamentale per tutti noi, che è La scena del sacro, l'arredo liturgico nel Basso Lazio tra XI e XIV secolo, e ancora per questi aspetti, diciamo così, più trasversali, proprio vedremo oggi il ruolo dei suoi studi nei confronti nella definizione proprio dell'atrio di Santa Sabina all'Aventino. Ecco, un testo fondamentale che è Zona Liminare, in Artece di Santa Sabina a Roma, la sua porta all'iniziazione cristiana, che ha scritto in tandem di lavoro con il collega Ivan Foletti. Dunque è giunto il momento che io lasci la parola all'amica Manuela e che io mi taccia. Grazie ancora per essere qui con noi, per il tempo che ci vuoi dedicare. Grazie davvero, Manuela. Allora, prima di condividere il PowerPoint e anche questo racconto oggi insieme, mi preme davvero ringraziare con affetto l'amico e collega professor Fabio Massaccesi e tutti i colleghi dell'Università di Bologna. Questo è un invito che non solo mi fa piacere, ma mi onora profondamente. E Fabio lo devo ringraziare due volte per questa presentazione che mi ha quasi commosso, Fabio, perché davvero, insomma, come si dice, troppo buona, ma non lo dico in maniera formale, davvero, anche perché, insomma, mi sono riconosciuta in molte cose che hai detto, non quelle elogiative, diciamo quelle di metodo scientifiche, però insomma mi ha fatto molto molto piacere. Ci addentriamo, diciamo, in questa nostra vacanza romana per voi. Diciamo, io sono qui a Roma, quindi mi farà molto piacere portarvi a Roma. Vorrei foste qui tutti, davvero una bellissima giornata a Roma oggi, e quindi proverò a portarvi un po' a Roma e a portarvi un po' sull'Aventino. Allora, condivido con voi questo PowerPoint che ho preparato per illustrarvi queste novità romane. Vi chiedo poi, ecco, di darmi conferma, torno al PowerPoint, lo metto in presentazione e chiedo a Fabio o a chi può di darmi conferma che si veda e si veda nitidamente in presentazione. Aspetto una vostra conferma prima di iniziare. Si vede, Fabio? Sì, direi che poi puoi iniziare. Posso iniziare? Va bene, benissimo. Allora, per introdurvi a Roma, visto che non ve la posso far vedere nel suo splendore in questo momento, ho scelto però un bel dipinto primo settecentesco di Hendrik van Lint,
rappresenta proprio il Colle Aventino. Lo vedete qui sulla sinistra e in alto, proprio sulla cima del colle, si vede, ve la sto evidenziando col cursore, proprio il complesso di Santa Sabina all'Aventino. Ho voluto aprire con un'immagine poetica per farvi anche un po' vedere com'era l'Aventino un tempo e soprattutto com'era la zona sotto l'Aventino, qui intorno, diciamo, in lungo le rive del Tevere, dove si snodavano nel Settecento edifici, ma anche chiese, palazzi, e insomma è una visione molto bella. E adesso, diciamo, in un attimo invece vi porto subito, diciamo, nella realtà, perché vi faccio vedere oggi, diciamo, il complesso di Santa Sabina, che sarà il protagonista, la protagonista della nostra conferenza. I margini del Tevere, soprattutto nella seconda metà dell'Ottocento, con la dichiarazione di Roma nel 1870 a capitale del neonato regno, si modificano profondamente. E quella riva che abbiamo visto un po' così dolce e ricca, diciamo, di edifici, oggi è per i romani un'arteria, diciamo, che corre lungo il fiume, un'arteria molto trafficata, molto rumorosa, il Lungotevere. Nella parte alta, come vedete da questa immagine che riprende un po' la veduta del dipinto di Hendrik Mallint, però vediamo ancora il complesso di Santa Sabina, e lo vedete anche evidenziato col pallino rosso. E devo dirvi che tutto sommato l'Aventino, dalla sua altura, è riuscito a conservare un po' di quell'aura aristocratica, un po' di quel silenzio molto suggestivo che lo caratterizzava nell'antichità, nel Medioevo, e che in fondo, insomma, ancora, di cui ancora gode oggi. La protagonista, come vi dicevo, sarà però nello specifico la Basilica di Santa Sabina all'Aventino. La vedete qui in questa immagine che condivido con voi, e che ci racconta di un edificio che è quello un po' che potremmo dire la manualistica, no? Di fatto ci presenta come la basilica per eccellenza, la basilica paleocristiana per eccellenza. Santa Sabina è una basilica di V secolo, adesso vedremo bene i suoi termini cronologici, ma davvero è la basilica paleocristiana da manuale. Questo al di là non sarà oggetto della mia chiacchierata di oggi con voi, ma al di là, diciamo, poi dei profondi restauri che l'hanno interessata agli inizi del Novecento e che hanno contribuito non poco a cancellare la sua storia cinquecentesca, seicentesca e tardo-barocca, e a restituirle appieno, potremmo dire, quella facies, quell'aspetto di chiesa paleocristiana un po' per eccellenza. A proposito di questi restauri, il grande storico dell'arte Roberto Longhi, nel 1919, terminata questa fase di restauri, appunto, che aveva riportato proprio Santa Sabina volutamente alla sua fase paleocristiana, aveva etichettato questi lavori in una maniera violentissima, insomma, un po' come Longhi sapeva fare, e aveva definito questi restauri la toletta, dice, hanno fatto la toletta a Santa Sabina, trasformandola, diceva Longhi, in una sorta di museo didattico della basilica paleocristiana. In realtà, come sappiamo, insomma, spesso la storia è più complessa, ma oggi Santa Sabina, insomma, ci è restituita in questo aspetto che calca molto la sua fase paleocristiana. Di questa però possiamo dire una cosa molto importante, che l'immagine credo ci restituisca pienamente. Nella prima metà del V secolo, Santa Sabina incarna perfettamente quel tipo di architettura monumentale e trionfalistica che connota la committenza e il patrocinio dei pontefici e in generale delle gerarchie ecclesiastiche romane. Oltre a farvi notare la monumentalità dell'edificio, mi soffermo su due dettagli per farvi capire anche la disponibilità economica che i committenti di Santa Sabina avevano. Guardate il set di colonne e di capitelli uguali. Ancora gli studiosi dibattono se siano antichi di riuso o realizzati ad hoc. Qualunque sia comunque la risposta, significava una disponibilità economica notevole, un impegno finanziario, sia nell'acquistare un set di colonne e capitelli antichi
uguali tra di loro, sia addirittura nel farli realizzare ex novo. Vi faccio anche notare l'impiego del marmo con questa straordinaria decorazione ad opus sectile che risale appunto alla fase primitiva di Santa Sabina. Dunque rientra appieno davvero in quella architettura della prima metà, diciamo, del V secolo, in cui davvero la Chiesa romana schiaccia il piede sull'acceleratore e si presenta, diciamo, sul palcoscenico della committenza, davvero con un impiego di forze e di fondi non indifferente. Questo grazie anche alla lenta ma progressiva conversione al cristianesimo da parte dell'aristocrazia, che ormai è stata a pieno titolo non solo nelle gerarchie ecclesiastiche, ma anche tra i committenti, naturalmente i patrocinatori e i finanziatori delle chiese. Dunque una chiesa che ha a disposizione delle possibilità economico-sociali per poter mettere in campo edifici di questa portata. In campo precisamente quando? Perché è bene dare, no, delle coordinate cronologiche precise. Allora, una è davvero molto importante perché è una fonte testuale, una fonte epigrafica che si trova ancora sulla controfacciata della Basilica e ci racconta innanzitutto che questa presentava anche una decorazione musiva, in gran parte scomparsa, ma di cui questa bellissima epigrafe in controfacciata ci dà testimonianza. L'altro è il contenuto di questa epigrafe, perché ci dà davvero tre informazioni chiave. Leggiamo le prime righe insieme: Culmen apostolicum Celestinus aberet. Quindi quando Celestino era all'acme, diciamo, del suo pontificato. Quindi Papa Celestino I, 422-432, quindi sappiamo quando Santa Sabina viene costruita. Cosa succede quando Celestino era, diciamo, sul soglio di Pietro? Primus et in toto fulgeret episcopus orbe, quindi rifulgeva nel mondo, diciamo in tutto il mondo, come il primo tra i vescovi. Cosa significa il primo tra i vescovi? Significa che Roma sta rivendicando la sua supremazia sulle altre diocesi. Il vescovo di Roma è il più importante, ci dice l'iscrizione di Santa Sabina, tra i vescovi. E cosa succede appunto quando Celestino era papa e rivendicava il suo ruolo? Ec que miraris, cioè quello che tu ammiri, quello che tu vedi, cioè la Chiesa, fundavit presbiter urbis illirica de gente Petrus vir nomine. Questa meraviglia che tu guardi è stata fondata da un presbitero della città, quindi da un presbitero romano, ma illirica de gente, originario dell'Illirico, e quest'uomo è Pietro. Quindi appunto sono quelle ricche gerarchie ecclesiastiche di cui vi parlavo prima a fondare, a finanziare la costruzione di Santa Sabina. Quindi incredibilmente noi abbiamo un dato cronologico molto preciso, e questo dato ce lo conferma anche una delle fonti romane più note e famose, il Liber Pontificalis, la raccolta delle biografie papali da San Pietro a Martino V, dalle origini quindi al 1400. E nella biografia di Sisto III, che è il successore di Celestino, 432-440, si parla nuovamente di interventi in Santa Sabina e si racconta anche del fatto che questa basilica, per volere di Sisto, ebbe un battistero. Quindi possiamo davvero dare dei termini cronologici per la costruzione di questa basilica molto precisa, 422-440, pontificati di Celestino I e di Sisto III. Tuttavia c'è un momento molto importante nel corso del Medioevo che segna profondamente la storia della Basilica e del suo complesso. Ci spostiamo quasi alla fine del Medioevo, siamo al di là, potremmo dire, molti secoli dopo la sua fondazione, e nel 1222 Papa Onorio III dona la Basilica e tutti i suoi annessi a San Domenico.
San Domenico ha bisogno a Roma di una sede per il suo nuovo ordine, l'ordine dei predicatori, che lo stesso Onorio III aveva appena approvato insieme a quello di Francesco. Dal 1222 la storia di Santa Sabina si intreccia profondamente con quella dei Domenicani ed è una storia che ancora continua. I Domenicani sono ancora oggi in Santa Sabina, non solo questo è uno dei loro conventi più importanti, ma è la curia generalizia dell'ordine. Significa, come diremo e racconteremo di qui a breve, che a Santa Sabina risiede il maestro generale dell'intero ordine domenicano. Vedete da una parte di questa slide la pianta attuale del complesso e a testimonianza un po' della presenza dell'ordine domenicano vi ho inserito un'immagine del chiostro, cioè uno dei primi ambienti che i domenicani arrivati a Santa Sabina fanno costruire a favore della vita comunitaria. Questa, e ripartiamo dalla pianta e ripartiamo da un'immagine del luogo che sarà il vero protagonista del nostro racconto di oggi, ovvero il Nartece, il portico, l'atrio che è davanti alla Basilica di Santa Sabina. Ve lo faccio vedere in pianta. Questa è la nostra chiesa e di fatto questo che vi sto indicando con il cursore è oggi il Nartece. Un ambiente, come vedete già dalla pianta, che nel tempo ha subito profondissime alterazioni. Peraltro queste alterazioni si concentrano molto, vi faccio notare, soprattutto nel suo angolo nord-ovest, diciamo nella sua estremità sinistra, che come vi sto indicando col cursore. Si tratta di cambiamenti che cominciano già nello stesso Medioevo, perché nell'angolo della navatella sinistra, nell'angolo terminale della navatella sinistra, viene eretto probabilmente tra il XII e il XIII secolo il campanile. Il campanile altera un po' la spazialità della basilica e soprattutto, ve lo anticipo subito, va a chiudere uno dei tre ingressi alla basilica, quello che permetteva l'accesso in corrispondenza proprio della navatella sinistra. I cambiamenti però in questo punto si addensano e si susseguono nel tempo. Quando i domenicani, come vedete, costruiscono proprio su questo lato il chiostro del loro convento e anche gli spazi adibiti alla vita comunitaria, quest'angolo qui diventa, con l'inserimento di due scalinate, il punto in cui dal Nartece e dalla chiesa si accede proprio al chiostro e agli spazi comunitari. Qual è l'effetto primario che abbiamo? Che guardando oggi il Nartece, noi ne vediamo di fatto un terzo. Se questa è una prima parte, questa è la parte centrale, l'ultimo terzo, eccolo qui, ormai oggi non lo riusciamo più a percepirlo, è completamente alterato dietro a questa parete. Tuttavia, queste modifiche non sono le uniche a caratterizzare il nostro spazio. Punto la vostra attenzione su questa sorta di copertura piana, no? Che oggi costituisce il tetto del nostro Nartece e che, come vedete, è sorretto da queste arcate trasversali. Ne vedete una, ecco la seconda, e in lontananza si vede l'altra. Bene, l'inserimento di questo tetto piano non ha fatto altro che dimezzare in altezza il nostro Nartece, ricavando che cosa in uno spazio originariamente più alto? Un piano inferiore, ma anche un piano superiore che si trova proprio sopra questo solaio. Se mi sposto guardando la facciata di Santa Sabina all'esterno, vi faccio notare un dettaglio e vi prendo come riferimento le finestre, guardatele poi con me. Queste sono le finestre, le vediamo da dentro, qui le vediamo da fuori. Cosa significa? Che il nostro piano di calpestio, il nostro tetto, si pone sostanzialmente qui sopra, vi traccio questa ipotetica linea. E dove vediamo queste piccole finestrelle quadrangolari è stato ricavato appunto un piano di sopra. Probabilmente i domenicani stabiliscono qui il loro primo dormitorio.
Cosa è diventato nel tempo questo vano? Ahimè, ve lo faccio vedere con l'immagine nella parte superiore. Quando sono stati costruiti i dormitori più ampi e poi le stanze attuali dei frati, beh, il nostro povero dormitorio, che è in realtà uno spazio storico molto importante, è diventato, siamo gentili, un grande deposito di tutto. Ora, questa è un'altra storia, perché questo spazio lo abbiamo recentemente trasformato, ripulito completamente, ristrutturato e trasformato in un museo. Spero che possiate venire presto a Roma e abbiate l'occasione di andare a visitare questo museo domenicano che abbiamo ricavato nello spazio storico del dormitorio. Ma continuiamo con la nostra storia. E la nostra storia ci porta dunque a riflettere profondamente su cosa? Sul fatto, nuovamente, che lo spazio del Nartece, eccolo qui di nuovo in pianta, davvero ha perso quello che doveva essere il suo aspetto, la sua spazialità originaria. La vediamo un po' ipoteticamente in questa pianta così restitutiva, ovvero come doveva essere il nostro Nartece? Beh, innanzitutto doveva svilupparsi per l'intera, vedete, larghezza della chiesa, quindi di fronte alle due navatelle laterali e alla navata centrale. Quindi il nostro Nartece doveva essere indubbiamente molto più lungo di oggi. Abbiamo provato con la strumentazione a ricostruire la lunghezza originaria e doveva essere svilupparsi in origine per più di 20 metri. Quindi uno spazio davvero molto lungo, ma non solo molto lungo, anche molto alto, perché chiaramente il nostro attuale, diciamo, solaio e la creazione del dormitorio nella parte superiore ne ha praticamente dimezzato lo sviluppo in altezza, perché in origine questo spazio raggiungeva, superava gli 8 metri. L'unica misura a dimensione rimasta uguale, come capirete anche voi, è la profondità di circa 6-7 metri. Vi sto dicendo cosa? Che questa basilica presentava sostanzialmente un Nartece degno delle sue dimensioni interne, degno di una chiesa monumentale, perché era uno spazio davvero straordinariamente grande, 20 metri di lunghezza per quasi 10 metri di altezza e 7 di profondità. Quindi uno spazio davvero imponente e dunque, questo ci fa capire, importante da un punto di vista delle dinamiche liturgiche, ma anche funzionali dell'edificio. Ora vi faccio fare un passo indietro e vi porto all'inizio di questo racconto. Vi ho presentato il protagonista, anzi prima la protagonista, Santa Sabina, poi il protagonista speciale, nello specifico, il Nartece. E ora vi porto all'inizio di questa storia, di questo racconto o, se mi permettete, per quanto mi riguarda, favola. E penso tra breve capirete perché chiamo favola quello che mi è successo lavorando a Santa Sabina. Ma partiamo veramente dall'inizio, partiamo dal c'era una volta, possiamo dire. Siamo nel 2010, questo è il Nartece di Santa Sabina in quell'anno. Io vi ho fatto vedere le immagini di oggi, per scrupolo, no? Mi ritorno, eccola qui, quindi vedrete come c'è stato, vedete, un profondo cambiamento, un profondo restauro, diciamoci la verità, perché nel 2010, come vedete, il Nartece, pur tutto sommato in uno stato abbastanza dignitoso, però presentava chiaramente dei problemi conservativi e soprattutto necessitava di un intervento perlomeno di ripulitura. L'occasione, vi dicevo, arriva nel 2010 e l'occasione è ghiotta perché i domenicani in quell'anno devono eleggere il nuovo maestro dell'ordine. Vi ho detto poco fa che il complesso domenicano di Santa Sabina è ancora oggi la curia generalizia. Quindi quando i domenicani si apprestano a vivere questo grande evento per loro, naturalmente, cioè l'elezione del nuovo maestro che dura in carica 9 anni, quindi è un incarico
lungo e importante, a Santa Sabina convergono tutti i grandi elettori dell'ordine, cioè da tutto il mondo, da tutti i conventi domenicani del mondo arrivano a Santa Sabina coloro che hanno diritto di voto, e come in una sorta, potremmo dire, di conclave domenicano, no? Tra virgolette, da queste riunioni dovrà uscire il nuovo maestro. Come si fa? In molti casi, diciamocelo tranquillamente, quando arrivano importanti ospiti anche a casa, si dà chiaramente una sistemata. E quindi i domenicani di Santa Sabina, dovendo ospitare naturalmente qui tutti diciamo, i grandi rappresentanti dell'ordine, decidono di dare effettivamente una sistemata, possiamo dire così, al Nartece. Viene dunque chiamata al lavoro una squadra appunto di operai per un intervento di ripulitura. Nel 2010 cosa c'entravo io con questo Nartece? Io ero al piano di sopra, esattamente qui. Vi ho detto, forse vi ho un po' anticipato a fare cosa, ovvero a cercare di trasformare questo vano storico, l'antico dormitorio che era diventato oramai un magazzino un po' disordinato, per essere gentili, a cercare di trasformarlo insieme ad altre colleghe storiche dell'arte e architetti, a cercare di trasformarlo in un museo dell'ordine domenicano, in un museo di Santa Sabina. Le cose proseguono abbastanza tranquillamente fino a quando gli operai si concentrano a lavorare su questo punto. Ve lo indico, come vedete nella slide, con una freccia. Siamo circa a 3,50 m dal piano di calpestio. Gli operai stanno tranquillamente lavorando. Noi siamo altrettanto tranquille al piano di sopra, quando in maniera abbastanza concitata uno degli operai viene su. Sale le scale velocemente, noi siamo qui nel vano al di sopra, mi viene incontro e ve la dico anche scherzosamente alla romana, ma questa è la verità, mi fa: professore, deve scendere giù di corsa. Quindi dico: ma cosa succede? E mi spiega che lavorando sulla parete appunto a questa altezza e levando sostanzialmente l'intonaco vecchio, aveva sentito un bozzo. Questo è il termine che usa lui. Sento un bozzo. Ora, per fortuna, gli operai di questa ditta, che è la ditta Brogi, appartengono appunto ad una società specializzata in lavori presso monumenti e quindi sono particolarmente attenti. E quindi sanno che stanno lavorando di fatto sulla facciata della chiesa, sulla facciata di una chiesa storica, sulla facciata di una chiesa di V secolo. E dunque sentire un bozzo sotto un intonaco è qualcosa che va assolutamente rilevato. Io faccio fermare immediatamente i lavori degli operai e andiamo, salgo sulle impalcature per sentire cos'è questo famigerato bozzo. Questa è una foto che ho fatto in quel momento sulle impalcature. Il bozzo che sentiva l'operaio era effettivamente intonaco dipinto. Un intonaco che era arrivato, era emerso dopo 7 strati di intonaco, di altri intonaci che gli stavano sopra, quindi che nel corso del tempo si erano andati a sovrapporre, no, in continue ridipinture di questa facciata. Chiaramente trovare un brano pittorico, vi confesso, vi faccio notare cosa, il color giallognolo e la sua forma leggermente arcuata mi avevano fatto venire in mente che si potesse trattare forse di un'aureola. Quindi chiamo immediatamente la restauratrice che stava lavorando con noi al piano superiore, diciamo così, al museo, per ragionare insieme sul da farsi. La dottoressa Lidia Del Duca, la restauratrice, aveva con sé naturalmente il bisturino, chiamiamolo così, per lavorare, e quindi piano piano naturalmente comincia a togliere l'intonaco intorno, eccolo qui, lo riconoscete, al punto dove l'operaio sentiva il bozzo. E quel bozzo era, come vedete, effettivamente una pittura. Siamo andate avanti molto poco, ci siamo immediatamente fermate e abbiamo avvertito la sovrintendenza.
Quando è arrivata la funzionaria di zona, abbiamo capito subito che bisognava cercare di fare qualcosa con urgenza. E devo dire che in questo i domenicani sono stati eccezionali, perché immediatamente c'è stata una convergenza di impegno, di entusiasmo per fermare innanzitutto i lavori e per procedere invece che cosa? A riportare alla luce questi brani pittorici che emergevano sotto i nostri occhi. Adesso vi farò vedere una sequenza di immagini che raccontano davvero pian piano la scoperta, il riemergere davvero di questi brani pittorici. Il primo ad apparire di fronte ai nostri occhi è stato questo volto femminile, immediatamente riconoscibile per noi come per voi, immagino, come un volto della Vergine. E qui ci sono io con la mia collega storica dell'arte, Federica Papi, che è una funzionaria ancora oggi storica dell'arte del Comune di Roma, e siamo di fronte ai brani che pian piano emergevano. E più si andava avanti, più i restauratori portavano via i sette strati di intonaco precedente, più, come vedete, ai nostri occhi si formava un'immagine, si formava un qualcosa di sempre più definito, si formava una raffigurazione molto chiara. E qui eravamo quasi arrivati a, come vedete, a scoprirla tutta. E davanti ai nostri occhi davvero si svelava un qualcosa di eccezionale e, come lo vedete, eccolo qui nel suo insieme, una volta che era stato asportati tutti i sette strati di intonaco successivi. Penso che adesso possiate capire facilmente perché non vi ho parlato più di storia racconto, ma vi ho parlato di favola, perché penso che sia il sogno, il desiderio, la speranza di ogni storico dell'arte riuscire a scoprire, tra virgolette, un qualcosa, a trovarsi di fronte a un'opera che riemerge, no? Di fronte ai propri occhi. E appunto per me è stata una favola perché mi è successo, diciamo, la mia attività scientifica professionale mi ha permesso appunto di ricevere un grandissimo regalo da questo punto di vista. Il regalo era arrivato, adesso però si è capito subito che era un regalo ingombrante, un regalo importante, un regalo che bisognava saper gestire e soprattutto che bisognava studiare. Ma cos'era questo regalo? Cosa rappresentava questa pittura? Andiamo pian piano a conoscerla insieme. Innanzitutto localizziamola nuovamente con precisione. Siamo all'interno del Nartece, siamo a 3,50 m, come vi ho detto, di altezza, e il grafico, come vedete, ci consente di localizzare molto bene, di collocare molto bene sulla parete i nostri dipinti, le nostre pitture riemerse dopo secoli. Questa è la celebre Porta Lignea di Santa Sabina del V secolo, che molti di voi conosceranno. Questo è l'ingresso laterale destro che si è conservato, questa è la parte che vi ho ben definito completamente alterata, ma dove si trovava l'ingresso sinistro, e qui proprio guardando la porta a destra, a partire da 3,50 m, si snodava appunto la nostra scoperta. E in cosa consisteva precisamente? Eccola qui. Questa è la parete del Nartece, della facciata di Santa Sabina, oggi, quindi dopo gli interventi di restauro, che come vedete hanno fatto anche un'altra scelta, a mio avviso, molto importante, lungimirante. Su questa abbiamo insistito moltissimo, ovvero che gli strati di intonaco che si erano succeduti nel tempo venissero tolti da tutta la parete, quindi non solo ovviamente quelli che andavano ad occultare, che nel tempo avevano occultato le pitture, ma toglierli da tutta la parete per portare a vista cosa? La muratura primitiva, la muratura originaria della basilica di V secolo. E alla fine, diciamo, di questo racconto vedrete come sarà stato molto utile compiere, diciamo, questo gesto. Ma ora concentriamoci sulla nostra scoperta, sul nostro dipinto.
Con estrema sorpresa, con grandissima sorpresa, ci siamo resi subito conto che non si trattava di un regalo, ma addirittura di due, perché eravamo di fronte ad un vero e proprio palinsesto pittorico, ovvero di fronte a due strati pittorici che si sovrapponevano. Dunque, uno strato a contatto diretto con la muratura, quello che vi ho contornato di verde, e dunque il più antico. E poi quello che gli si è andato a sovrapporre, contornato di blu, dunque cronologicamente per forza il più recente. Quindi addirittura non una scoperta, potremmo dire, ma due, un vero e proprio palinsesto pittorico. La cosa interessante, vi faccio vedere, ecco, questa foto a luce radente, perché ci consente di apprezzare e di capire molto bene che stiamo parlando di due strati pittorici diversi, dunque anche cronologicamente diversi. La parte che vi sto facendo vedere è questa qui sotto. E qui noterete bene proprio la sovrapposizione tra l'intonaco più antico, quindi la pittura più antica, questa di color rosa-rosso per intenderci, e poi lo strato successivo, lo strato ovviamente più recente, che si va esattamente a sovrapporre. Noi partiremo proprio dallo strato più recente, dallo strato, diciamo, figurativo. Eccolo qui. Questo è anche un'immagine che mi piace farvi vedere perché è un'immagine che ci racconta, ci presenta queste pitture dopo il restauro, insomma, che le ha interessate. Ora andiamo a cercare di capire, di conoscere meglio il nostro dipinto e che cosa rappresenta. Lo faremo con l'ausilio appunto di un grafico. La composizione è formata, come vedete, da una serie di figure, al centro delle quali è posta la Vergine. La Vergine si caratterizza, vedete, per questa grande aureola, per un manto, un abito blu intenso ed è in trono, ma soprattutto si presenta nella iconografia della Theotokos, ovvero come madre di Dio, perché tiene sul grembo, come vedete, Gesù bambino. Vi faccio subito notare però quello che è stato e sarà nel nostro racconto e nel nostro studio un dettaglio iconografico davvero dirimente. Noi conosciamo molte immagini di Maria, molte Theotokos, no? Che hanno, si presentano con la Vergine seduta in trono e il bambino in grembo. In questo caso, però, vi faccio notare che il bambino non è semplicemente in grembo a Maria, ma è racchiuso, guardate, all'interno di una mandorla. Vi sto seguendo l'ovale, appunto, della mandorla in cui è rinchiuso il bambino con il cursore, guardate, del PC. Ora, questa mandorla doveva essere molto più riconoscibile ed evidente quando i colori erano pienamente conservati. Questo perché il blu della veste della Vergine, come vedete da alcuni tratti, era mescolato con un color rosso e quindi l'effetto era quello del classico manto blu intenso, quasi blu notte, blu scuro della Vergine. Al contrario, l'azzurro dell'interno della mandorla era mescolato, come vedete da questo angolo qui, con il giallo. Quindi l'effetto era quello di un blu, di un azzurro molto più tenue, molto più chiaro. E dunque il contrasto tra il blu intenso della veste e l'azzurro della mandorla faceva risaltare e rendeva molto ben evidente come il bambino fosse appunto racchiuso all'interno di quest'ovale. Chi si disponeva ai lati di Maria? Due figure che per Roma costituiscono quasi, potremmo dire, una prassi, quasi un'ovvietà, Pietro e Paolo. Guardando Maria a destra, quindi alla sinistra della Vergine, Pietro, lo vedete qui, alla sua destra, nostra sinistra nel grafico, Paolo, molto meglio conservato, diciamo, rispetto a Pietro, lo vedete, ha in mano un volume, quindi un libro, e sempre parlando, diciamo, a proposito del colore, quindi per farvi muovere meglio in questo affresco, vi faccio notare che dalla barba e dai capelli di Paolo è caduto tutto l'intonaco scuro, perché Paolo aveva la classica in iconografia,
scenografia, no? Con la fronte, no? Molto, molto alta e i capelli appunto castano scuro come la barba. Quindi qui si tratta chiaramente di una caduta di colore. Immaginiamo che questo affresco è stato per secoli sotto 7 strati di intonaco. Quindi, e quando si è andati a togliere questi 7 strati, ovviamente c'è stata una perdita naturalmente del pigmento che era già profondamente alterato, quindi è chiaro che abbiamo perso, e lo diremo qua bene nel dettaglio, molto della forza cromatica di questo affresco. Ora, ai lati di Pietro e Paolo, le vedete nel grafico, una e due, si dispongono due figure femminili. Quella a sinistra è abbigliata in maniera molto ricca, sia per quello che concerne la veste, sia per quello che riguarda l'acconciatura. L'altra, invece, questa qui, appunto all'estrema destra, è abbigliata con una tunica, quindi in maniera molto più semplice rispetto all'altra. La composizione però è ancora ricca di personaggi e andiamoli a vedere insieme, che chiudono la composizione all'estrema sinistra e all'estrema destra. Quella all'estrema destra è, come vedete, davvero molto mal conservata. Ci concentreremo su di lei di qui a breve, ma come vedete è profondamente danneggiata. Molto più riconoscibile invece l'immagine a sinistra. Per entrambe però dobbiamo sottolineare un dato estremamente importante, ovvero entrambe si connotano per la presenza di un nimbo, di un'aureola quadrata. Eccola qui, molto riconoscibile nel caso del personaggio a sinistra, ve la vado invece a tratteggiare perché molto meno lo è per il personaggio all'estrema destra. Questo è un dato interessantissimo perché per gli studiosi, diciamo, di Medioevo, l'aureola quadra va tradizionalmente ad indicare un personaggio in quel momento vivente e molto spesso dunque va a connotare il committente, il patrocinatore spesso dell'opera, comunque qualcuno che aveva parte attiva, aveva preso parte attiva nella realizzazione dell'opera. Il nostro dipinto murale in questo è estremamente generoso, perché dal grafico avrete notato che c'è addirittura un terzo personaggio che presenta l'aureola quadra. È una posizione molto particolare, in atteggiamento cosiddetto di proskynesis, quindi come vedete proprio inginocchiato, prostrato, potremmo dire, ai piedi della Vergine, ma guardate, con il volto rivolto invece verso l'osservatore. Anch'egli ha il nimbo quadrato e anch'egli regge in mano un prezioso volumen. Si tratta naturalmente della offerta che queste tre figure di viventi fanno alla divinità e, come vedete, la fanno canonicamente con le mani velate. Beh, devo dirvi che quando mi sono trovata di fronte alla presenza di ben tre personaggi con il nimbo quadrato mi sono quasi sentita sopraffatta, perché normalmente già nelle pitture se ne abbiamo uno è un grandissimo regalo. Averne addirittura tre cominciava quasi a diventare una gestione, no? piuttosto difficile. Ora, cosa possiamo dire di questo dipinto? Possiamo dire sicuramente che di lui non si sapeva assolutamente nulla. Non c'era un testo riguardante la storia, le vicende della Basilica di Santa Sabina che ne parlasse. Soprattutto non c'era una fonte storica che facesse menzione di pitture nel Nartece. Quindi questo ci ha fatto immediatamente capire che il nostro dipinto murale doveva essere stato occultato molto presto, molto molto presto, molto prima che qualsiasi fonte testuale potesse raccontare, prendere nota, appuntare la sua presenza. E abbiamo cominciato a fare una riflessione. Alterare profondamente, come vedete, la parte destra del nostro dipinto murale, lo vedete bene da questa immagine, è proprio uno degli archi trasversali che vi ho fatto notare prima e che servono a dare sostegno
alla copertura del Nartece, cioè quel piano, quel ripiano che è stato inserito per creare nella parte superiore il dormitorio. Quindi quello che abbiamo ipotizzato è essere stato inserito a partire dal 1222, quindi nel XIII secolo, quando a Santa Sabina arrivano i domenicani. I domenicani, come vi ho detto, dimezzano il Nartece, creano il dormitorio al piano superiore e alterano profondamente l'atrio e costruiscono anche questi archi trasversali per dare sostegno al nuovo piano superiore, al dormitorio. Bene, io credo che sia stato proprio questo il momento, se non prima addirittura, quello in cui del nostro affresco si perdono completamente le tracce, il momento in cui viene occultato, coperto per sempre. Un paio di cose me lo fanno pensare. Innanzitutto guardate come l'arco va a impattare, vedete, va a decurtare completamente la raffigurazione. Ma se guardate anche l'inserimento di questo solaio impatta violentemente, diciamo così, no? Sulla decorazione pittorica. Quindi diciamo che perlomeno dagli inizi del XIII secolo, a mio avviso, l'affresco doveva già essere non visibile. E questo naturalmente ci spiegherebbe anche il perché qualsiasi fonte, qualsiasi studioso poi successivamente nel tempo di Santa Sabina non abbia mai avuto notizia, riportato notizia di una decorazione nel Nartece. Ora, l'altra cosa che ci ha colpito immediatamente, diciamo, di questo pannello pittorico è che oltre a presentare una raffigurazione, quindi una serie di personaggi, si connotava anche per la presenza di due iscrizioni. Una, come vedete, correva nella parte alta del pannello pittorico, l'altra sul suo lato sinistro. Partiamo proprio da questa. L'iscrizione recitava e recita così: Theodorus archipresbiter, una cum Georgio presbitero, botum so. E qui purtroppo oggi l'iscrizione si interrompe. Ma la sua lettura è molto facile, ovvero l'arcipresbitero Teodoro, una cum, insieme proprio in collaborazione con il presbitero Giorgio, botum. Votum, cioè un voto, solvit. Quindi l'arcipresbitero Teodoro scioglie un voto insieme al presbitero Giorgio. Quindi ci dice subito questa iscrizione che il nostro dipinto murale è un dipinto che è stato realizzato per un voto da parte dell'arcipresbitero Teodoro e del presbitero Giorgio. L'iscrizione nella parte superiore all'apparenza sembrava meno interessante, perché ricalcava un formulario, diciamo, molto diffuso nei documenti altomedievali. In primis un'invocazione, in nomine Domini Dei Salvatoris Nostri Jesu Christi, quindi il nome del nostro Signore Dio Salvatore Gesù Cristo, e cosa però diceva? Temporibus ter beatissimi et apo. La formula era molto chiara, ci stava dicendo: quando viene sciolto questo voto? Viene sciolto in nome del nostro Signore, Salvatore Dio Gesù Cristo, temporibus al tempo di il tre volte beato e apostolico. E questa è una formula che troviamo in iscrizioni, in documenti, che serve per datare e che normalmente è seguito, temporibus, dal nome dell'autorità. Nel caso di Roma, il tre volte beato era apostolico, naturalmente era il Papa. Quindi l'iscrizione ci stava dicendo: al tempo del tre volte beato e apostolico Papa, il problema è che l'iscrizione proseguiva naturalmente sul lato destro. Ma ve lo faccio vedere nel dettaglio: lato destro con la sua iscrizione non era più leggibile. Perché lo ricorderete, l'abbiamo detto poco fa, su questo punto, su questo lato, impatta, si è andato a inserire l'arco trasversale che sorregge insieme ad altri il piano di calpestio del dormitorio domenicano. Vi confesso che
Quando mi sono accorta di tutto questo, sono letteralmente entrata nel panico. Perché cosa significava questo e cosa ha significato? Che dietro a questo muro c'era il nome del Papa. E avere il nome del Papa, come ci dice la formula, temporibus, significava avere la datazione del dipinto. Come vedete, ci sono dei piccoli interstizi qui, ma davvero piccolissimi, ve l'assicuro. E capito che lì dietro proseguiva l'iscrizione e che questa iscrizione proseguiva con il nome del Papa, abbiamo cominciato a provarle tutte. Vi faccio proprio la confessione in totale sincerità. Abbiamo prima inserito lo specchietto da borsa. Naturalmente non si vedeva nulla. Siamo poi passati a metodi più sofisticati, ovvero il marito di una delle architette lì presente è dentista e quindi abbiamo provato con uno specchietto un po' più sofisticato, ma assolutamente nulla. Con l'aiuto della sovrintendenza ci siamo dotate di uno strumento diagnostico che è una microtelecamerina. Quando l'ho vista mi ha ricordato quelle proprio delle gastroscopie, per intenderci. Quindi microtelecamerina piccola piccola e effettivamente è entrata nell'interstizio, solo che la camerina, non potendosi allontanare dalla parete, non riusciva a mettere a fuoco quello che vedeva. E dunque noi vedevamo questa parete in cui si vedeva sì che forse c'erano delle lettere bianche, ma era tutto completamente sfocato e illeggibile. Ci siamo arrese. Il nome del Papa così non l'avremmo mai letto. E c'era solo un modo, naturalmente, per ottenere ciò, ovvero fare proprio un piccolo taglio qui, togliere un pezzettino di muro, creare un'asola che permettesse di leggere questo benedetto nome. Abbiamo allora chiesto una consulenza alla sovrintendenza architettonica. Il sovrintendente è venuto immediatamente siamo saliti su un traballo, ha visto con noi la situazione, ma lì sul momento non se l'è sentita di autorizzare il taglio di questa porzione di muro. Noi abbiamo insistito molto sull'importanza, eccetera, eccetera, ma chiaramente bisognava anche avviare un processo di controllo statico, naturalmente, cioè il fatto che fosse possibile per la statica degli ambienti al piano superiore fare questa asola. Quindi, insomma, la procedura era molto lunga. Lui non si è sentito, naturalmente, di avviarla, anche perché stiamo parlando di un arco storico, tutto sommato, no? Di un'arcata di XIII secolo. Ci ha però dato un suggerimento, ci ha detto, guardate, scrivete alla Commissione Cultura del Senato, fate una dettagliata relazione, spiegate l'importanza di fare queste verifiche sulla statica e di fare questo taglio e vediamo cosa succede. È chiaro che questo percorso che noi abbiamo subito intrapreso, però sapevamo bene, insomma, che non si sarebbe risolto certo il giorno dopo, né il mese dopo, né due mesi dopo. E dunque abbiamo provato, ma di fronte a noi rimaneva a quel punto una cosa da fare: studiare finalmente questa pittura murale, cercando di contestualizzarla, cercando di datarla, di leggerla, di interpretarla, sapendo che lì dietro il nome del Papa c'era, ma che noi non lo potevamo leggere. E dunque ci siamo affidati proprio al lavoro dello storico dell'arte, cercando di applicare al meglio una metodologia interdisciplinare che mettesse a frutto il confronto tra diverse competenze e diverse specializzazioni, quindi naturalmente studiare il contesto, il nartece in primis, studiare il linguaggio stilistico del dipinto, ma concentrarci anche sulla tecnica esecutiva e sui materiali impiegati, far analizzare poi da un punto di vista paleografico e testuale, dunque contenutistico, l'iscrizione e poi naturalmente soffermarsi anche sull'iconografia, il significato, il contenuto di questo dipinto. Non ci rimaneva che fare questo perché il nome del Papa non l'avremmo potuto leggere e forse non l'avremmo potuto leggere mai. E dunque abbiamo cominciato proprio lavorando e abbiamo cominciato da storici dell'arte e dunque ci siamo interrogati su quelli che erano i caratteri formali, cioè il linguaggio stilistico espresso
da queste pitture. E immediatamente ci siamo resi conto che qui ci si trovava di fronte ad una pittura che stilisticamente riecheggiava coordinate antichizzanti, coordinate classiche. In che cosa? Beh, era molto evidente in questa corporatura volumetrica, salda, monumentale delle figure, era piuttosto evidente nella naturalezza dei gesti, nel rapporto sequenziale movimento, gesto e collocazione della figura all'interno dello spazio. Era evidente anche, guardando per esempio gli incarnati, del volto della Vergine o diciamo della figura femminile ai lati di Pietro e Paolo, l'uso quasi di quello che poi successivamente verrà chiamato verdaccio, ovvero questa base color verde che, mescolata poi con i toni dell'ocra, del bianco e del rosa, quale effetto dà? Dall'effetto di un incarnato veritiero, di un incarnato realistico e naturalistico. Cioè, sostanzialmente avevamo colto subito un afflato mimetico, realistico, in questa pittura. Poi abbiamo cominciato e cercato di fare dei confronti il più possibile diretti con un panorama che è sostanzialmente però esiguo, perché le testimonianze di pittura altomedievale in genere, romana anche in particolare, davvero si contano quasi sulle dita, diciamo non di una mano ma magari di due, sono veramente poche. Però la cosa importante è che tutti questi confronti sembravano indirizzarci verso la stessa cronologia. Quindi, per esempio, questo è un confronto tra la nostra figura, diciamo, di religioso, così, diciamo, di presbitero, con quella che è invece la raffigurazione di Papa Giovanni VII, un mosaico che viene dall'oratorio dedicato alla Vergine che Giovanni VII aveva fatto costruire addossato alla controfacciata di San Pietro. E il nostro Giovanni VII è Papa tra il 705 e il 707. E ancora, effettivamente, le nostre figure di apostoli, quella di San Paolo in questo particolare, si potevano davvero ben confrontare questa volta con le pitture che sempre il nostro Giovanni VII commissiona nel presbiterio della chiesa di Santa Maria Antiqua al Foro. Stesso modo quasi di realizzare i tratti, questo stesso modo, come vedete, di rendere questa corporeità salda, volumetrica delle figure. O ancora i confronti erano piuttosto calzanti con queste figure di santi che provengono dalla chiesa ipogea, dalla chiesa inferiore di San Sabba. Siamo sul cosiddetto piccolo Aventino, quindi l'altra altura dell'Aventino, molto vicino peraltro a Santa Sabina. Queste figure di santi, che ben riuscivano a confrontarsi con le nostre di Santa Sabina, si datano tra la fine del VII e gli inizi dell'VIII secolo. E peraltro lo vedremo, con queste figure in particolare c'erano anche notevoli consonanze a livello di tecnica esecutiva e di pigmenti utilizzati. O ancora, sempre alla prima parte dell'VIII secolo, ci portavano anche i confronti con le pitture della cappella dei Santi Quirico e Giulitta, la cosiddetta cappella di Teodoto, sempre nella chiesa di Santa Maria Antiqua al Foro. Quindi, di fatto, quello che riuscivamo a mettere insieme da un punto di vista dell'analisi dello stile, dell'analisi formale di queste pitture, ci conduceva effettivamente in un range di tempo abbastanza ben individuabile: la fine del VII secolo, la prima parte dell'VIII. Una pittura dunque altomedievale, cioè avevamo il privilegio di poter aggiungere ad un contesto, ad un quadro così importante ma così povero di testimonianze, un nuovo tassello. Ovviamente, come vi dicevo, ci siamo soffermati anche sulla tecnica esecutiva e sui materiali impiegati, e da lì abbiamo avuto davvero moltissimi spunti di riflessione. Innanzitutto l'analisi
della tecnica esecutiva e dei pigmenti ha rivelato che cosa? Che per i toni dell'azzurro, che fosse il blu, che fosse il celeste, eccetera, eccetera, non era stato usato il comunissimo e molto più diffuso blu egizio, quello che molto spesso viene indicato con il termine di fritta egizia. E che nel Medioevo davvero è molto utilizzato, ma era stato utilizzato il lapislazzulo. Significa che era stato utilizzato un materiale molto pregiato e molto più raro della fritta egizia. Cosa ci dice questo dato? Beh, diventa indicativo da una parte della preziosità dei materiali che si erano utilizzati. E poi degli effetti cromatici molto ricercati, perché alla fine l'effetto che dà il blu, l'azzurro ottenuto col lapis è molto più raffinato, molto più intenso di quello che si ottiene dalla fritta egizia. E ci consentiva di fare a queste altezze cronologiche, quindi nell'alto medioevo romano, delle riflessioni molto importanti su cosa? Sul rapporto, su un possibile rapporto con l'Oriente. Perché sul rapporto con l'Oriente? Perché mentre il lapislazzulo nell'alto medioevo occidentale è davvero scarsamente impiegato, esso lo è molto più largamente invece in ambito orientale. Tant'è vero che anche nella prima citata, nella poc'anzi citata, vi ci torno, eccola qui, Basilica di San Saba, con cui avevamo fatto un confronto, no, tra le varie figure, bene, anche in San Saba è usato in maniera molto più blanda, diciamo, rispetto al dipinto di Santa Sabina, ma anche qui è utilizzato il lapislazzulo. E allora cosa significa? Che effettivamente l'uso del lapis ci riportava nuovamente ad un momento in cui Roma aveva rapporti e rapporti molto più intensi con l'Oriente e dunque ci riportava ben bene a quella fine VII, inizio VIII secolo a cui ci aveva condotto lo stile. In questo momento, lo sapete bene da un punto di vista storico, Roma è una città sotto il dominio bizantino. Quindi l'utilizzo di materiali che erano molto più diffusi in Oriente davvero diventa molto più contestualizzabile in una Roma che in quel momento ha rapporti intensi con Bisanzio perché di fatto è politicamente compresa nell'impero. E comunque voglio anche farvi riflettere sul fatto che l'utilizzo del lapis era anche indizio evidentemente di una disponibilità finanziaria, no, da parte dei committenti. Ora, è chiaro che non potevamo trascurare per cercare di contestualizzare al meglio cronologicamente il nostro dipinto, l'analisi ovviamente del dato paleografico. Ci siamo quindi avvalsi della collaborazione di paleografi che studiano appunto l'epigrafia e la scrittura altomedievale romana e anche qui effettivamente l'incastro è quasi risultato perfetto. I paleografi ci hanno infatti spiegato che queste lettere, questa sorta di lettere che attingono, potremmo dire, al repertorio di una capitale, no? Potremmo così dire, e sono anche peraltro molto eleganti, sono perfettamente confrontabili nuovamente con iscrizioni dell'epoca di Giovanni VII, quindi inizi VIII secolo, ma anche con un'epigrafe che è conservata nella chiesa sempre romana di Sant'Angelo in Pescheria e che si data alla metà dell'VIII secolo. Effettivamente, ci dicevano i paleografi, si tratta di un tipo di scrittura che si colloca bene solamente proprio tra la fine del VII e la prima metà dell'VIII secolo. Non prima, perché prima la scrittura è molto differente, e non dopo, perché si assiste ad un certo declino, diciamo, della scrittura epigrafica di altro livello, di alto livello. Quindi, come vedete, nuovamente la paleografia ci portava verso quella cronologia dove ci aveva portato lo stile e dove ci avevano portato anche i materiali utilizzati, i pigmenti utilizzati. A questo punto abbiamo dovuto affrontare un dato di non poca importanza, ovvero l'iconografia del dipinto. Perché in realtà era un dato così importante?
Un indizio ve l'ho dato già quando abbiamo cominciato a raccontare, diciamo, questa storia, perché vi ho detto che l'immagine della Theotokos, della Vergine col bambino, era un'immagine molto particolare, ovvero non si limitava a rappresentare la Vergine con il bambino in grembo, ma quest'ultimo era racchiuso all'interno di una mandorla, di un ovale luminoso. E quindi era questo il primo in assoluto dato da cui partire, perché si tratta di un'iconografia assolutamente rara, molto molto rara per l'Occidente medievale e quindi molto molto rara anche per Roma. Questo era un dato davvero importante. Bisognava chiedersi perché si fosse adottata un'iconografia che invece a Roma e nell'Occidente è così rara. Bisognava chiederselo soprattutto perché diversamente questa iconografia conosce una fortuna amplissima nell'Oriente bizantino, che è una fortuna estesa non solo nel tempo, non solo nello spazio, ma anche nella varietà iconografica. La Madonna con il bambino racchiuso all'interno di un ovale accompagna lo sviluppo della produzione artistica bizantina a partire dal VI secolo, ma fino al XIV secolo, ma solo per restare all'interno del Medioevo e oltre. Quindi estesissima nel tempo, estesa nello spazio, perché in realtà è un'iconografia che troviamo in tutti i territori del vasto impero bizantino. E vi dicevo, anche nella varietà iconografica, perché la Vergine può reggere una mandorla con il bambino posto al suo interno, cioè l'iconografia che vediamo a Santa Sabina, e ve la faccio vedere in altre immagini che vengono dall'Egitto, che vengono dalla Siria, che vengono dal Sinai, quindi come vedete con formule leggermente diverse, ma tutte, come vedete, presentano proprio una grande mandorla sorretta con le mani dalla Vergine, all'interno del quale si inserisce tutto il corpo del bambino. Vi dicevo varietà iconografica perché in realtà esistono anche altre due versioni perlomeno note. Una che è quella attestata dagli straordinari mosaici di XIV secolo della chiesa costantinopolitana di San Salvatore in Cora, l'attuale Carie Jami, e sono i mosaici del Nartece, e ci mostrano appunto quella variante che vi dicevo. Qui nella mandorla, come vedete, c'è solo il mezzo busto e l'ovale non è tenuto dalla Vergine, che invece ha le mani aperte, le braccia aperte a mo' di orante. Addirittura abbiamo una terza variante, questa è una moneta probabilmente ricollegabile all'imperatore Romano III, siamo alla metà circa dell'XI secolo, e qui cosa c'è? C'è sempre un ovale, c'è sempre il bambino solo a mezzo busto, ma come vedete la Vergine regge con due mani questo ovale. Dunque vi dicevo, una iconografia variabile anche nel tempo, e qui il primo dato interessante, perché se queste due iconografie, cioè quelle con il bambino a mezzo busto all'interno dell'ovale, si diffondono soprattutto dall'età medio e poi tardo bizantina, nel periodo, chiamiamolo alto medievale, quindi dei secoli VI, VII, VIII e IX, è invece l'iconografia, quella con il bambino intero all'interno di una mandorla più ampia sorretta dalla Vergine, ad essere quasi l'unica iconografia, diciamo, utilizzata, quella appunto presente in Santa Sabina. Ecco un altro dato cronologico importante. Anche questa iconografia particolare ci dice che dobbiamo arretrare nel tempo e dobbiamo stare dentro almeno appunto il IX secolo, perché come anche gli altri esempi ci attestano, questo tipo di iconografia è diffusa soprattutto alla fine, andando a stringere, come vedete, tra il VI e l'VIII secolo. Dunque una nuova conferma per la nostra cronologia. Mancava però forse da questo punto di vista la domanda più importante, ovvero perché? Perché a Santa Sabina, perché in questo dipinto si sceglie di adottare questa iconografia così rara per l'Occidente e così diffusa invece in Oriente? Benissimo, a noi ci ha confermato in parte la cronologia, ci ha confermato di nuovo
i rapporti con l'Oriente e quindi quel contesto storico che abbiamo individuato della Roma di età bizantina, ma bisognava farsi una domanda molto più profonda, quindi a livello di significato, di contenuto, perché i committenti di questo dipinto murale vogliono questa immagine? Che significato ha? Bene, bisognava andare proprio all'origine della Vergine col bambino nella mandorla. E nell'Oriente bizantino, come è stato ben spiegato, questo tipo di immagine si lega sin dall'origine al dogma, al credo del Logos incarnato, ovvero includere il Cristo all'interno di una mandorla serve a inserirlo nella sfera del divino. Se noi pensiamo all'iconografia, per esempio, molto diffusa anche in Occidente, che è quella della Maiestas Domini, no? Dove il Cristo è adulto, spesso in trono, no? Ma è compreso all'interno di una mandorla e lì si va a sottolineare proprio la sua divinità. Quindi inserirlo in questa mandorla luminosa serviva proprio a questo, ma mettendolo contemporaneamente in braccio alla Vergine, cosa si faceva? Si andava ad evidenziare nello stesso momento che cosa? Il lato umano e il lato divino. Cristo è sul grembo di Maria, quindi è frutto del suo ventre e dunque è l'uomo. Ma essendo contemporaneamente compreso all'interno di una mandorla luminosa, è divino, umano e divino al contempo, convivenza di umano e divino in Cristo. Questo per l'Alto Medioevo è stato uno dei più grandi problemi teologici e uno dei più crudi motivi di scontro tra l'Occidente, tra Roma e il Papato e l'Oriente. Ed è stato un problema sin dal V secolo, quando la dottrina monofisita aveva ribadito, aveva sottolineato, la sfera, il lato del divino in Cristo. Dottrina che era stata addirittura già condannata nel 451 nel Concilio di Calcedonia. Tuttavia, bisogna specificare una cosa. La dottrina monofisita, per quanto condannata nel 451 sotto un grande papato, quello di Leone Magno, padre della Chiesa, in realtà in Oriente aveva sempre continuato a sopravvivere, densamente, profondamente a sopravvivere, soprattutto in alcuni territori dell'impero. E come dire, in maniera carsica aveva continuato a vivere e poi era riemersa nel corso del tempo sotto altre forme. Una di queste forme emerge proprio nel corso del VII secolo, con il nome di monotelismo o monoenergismo. In questo caso non si discute più sulla natura, ma il problema è sempre l'umano e il divino. Quello su cui si discute nel VII secolo è l'operatività di Cristo, la volontà di Cristo, ovvero il fatto che in questo il monotelismo sosteneva un'unica volontà. Cosa diceva? Specificava che in Cristo è impossibile che esista una volontà umana, perché questa lo avrebbe condotto, volendo, al peccato. La volontà di Cristo era una ed era solo quella divina che lo avrebbe appunto reso esente dal peccato. Dunque Cristo aveva un'operatività, una volontà, un'energia esclusivamente divina. La dottrina monotelita, fortemente sviluppatasi in Oriente nel corso del VII secolo e appoggiata, come vedremo, da molti patriarchi costantinopolitani e da diversi imperatori, veniva duramente contestata a Roma. Roma e il papato alzano un muro contro questa dottrina che ritengono eretica, come il monofisismo da cui essa deriva. Roma ribatte con forza che in Cristo convivono due volontà e che depauperare la volontà divina sarebbe andata a depauperare anche l'azione umana del Cristo e quindi la sua azione redentrice e salvatrice, avrebbe sminuito la sua passione. In Cristo convivono perfettamente due volontà. Il VII secolo
in cui Roma è una città sotto il dominio bizantino e anche un momento in cui davvero le due città, potremmo dire, impero bizantino da una parte e papato dall'altro, si fronteggiano duramente. Si fronteggiano sul piano teologico, attenzione, non su quello politico. Non ci confondiamo sul fatto politico. Roma in questo momento non ha ancora spinte autonomistiche politiche rispetto a Bisanzio, cioè, si sente molto compresa nell'impero. Il problema è di tipo schiettamente, squisitamente teologico e abbraccia anche naturalmente che cosa? Chi ha competenza in materia. Il pontefice si sente l'autorità in materia teologica e religiosa e dunque è una sorta di battaglia specifica contro il monoteismo e più generale contro l'imperatore bizantino, il patriarca di Costantinopoli, perché sia l'autorità religiosa teologica. Roma quindi risponde con una serie di scomuniche e naturalmente la condanna forte del monoteismo, tant'è vero che si rende necessario convocare un concilio ecumenico. La città scelta è Costantinopoli, la data è il 680. Come vi ho riassunto e raccontato, davvero la convocazione del concilio era diventata necessaria perché bisognava effettivamente risolvere questo contenzioso. Peraltro era un contenzioso che aveva avuto risvolti molto gravi, spesso anche un po', poco conosciuti. Alla metà del VII secolo, quando, Roma convoca un sinodo nel 649 e si esprime, in maniera molto forte contro il monoteismo, la risposta di Bisanzio, sapete qual è? Fa imprigionare il Papa che aveva indetto il sinodo. Il Papa è Martino I, lo fa imprigionare. Lo deporta in Crimea, lo costringe ai lavori forzati e Papa Martino I morirà lì. Quindi, come vedete, si era arrivati a dei livelli di inasprimento molto forti, che avevano visto anche il coinvolgimento appunto dell'imperatore, del Papa e del Patriarca, e aveva reso necessario proprio la convocazione di questo concilio. Qui bisognava naturalmente che cosa? Ribadire per la Chiesa di Roma contro i monoteliti che in Cristo vi fossero due volontà, perché in lui consistevano, coesistevano due perfette nature, benché nell'unica persona. E dunque che la Vergine, in forza di ciò, è madre sia di Dio che dell'uomo. Ora, a questo punto, voglio attirare la vostra attenzione su un dettaglio. Mi ero soffermata e avevo studiato a lungo questa iconografia. E la cosa che ho fatto, che mi è venuto spontaneo fare, dunque, è stata quella di andarmi a leggere gli atti del Concilio del 680. E lì, vi confesso, ho avuto una sorta di primo contraccolpo, fra poco capirete perché dico primo, perché andando a leggere i nomi dei partecipanti al Concilio, i nomi dei delegati papali, i nomi dei rappresentanti del Papa Agatone, cosa leggo? Che sono quattro che Agatone mandò a Costantinopoli: Teodoro e Giorgio presbiteri, il diacono Giovanni e il suddiacono Costantino. E quello che mi colpisce, naturalmente, su cui voglio attirare la vostra attenzione, è perlomeno la singolare coincidenza tra cosa? Da una parte i nomi dei presbiteri che vanno al Concilio del 680, i nomi dei due presbiteri dell'iscrizione del pannello di Santa Sabina e dall'altro che cosa? L'iconografia scelta a Santa Sabina che va a ribadire l'umano e il divino in Cristo e le decisioni appunto del 680 che con forza danno ragione a Roma e ribadiscono che in Cristo vi sono due perfette volontà perché esistono in lui due perfette nature. Naturalmente ho pensato che ero di fronte ad una delle più grandi e beffarde coincidenze, o forse che i due presbiteri nominati nell'iscrizione di Santa Sabina
erano quelli andati al concilio del 680 a ribadire la posizione di Roma e che una volta tornati nell'urbe avevano appunto commissionato un dipinto in cui venivano in immagine, in raffigurazione, ribadite le decisioni conciliari contro i monoteliti a favore della posizione di Roma. Certo, rimanevano aperte almeno due domande, perché ricorderete, vi ho detto all'inizio, che abbondavamo di personaggi con il nimbo quadrato. E dunque la domanda è: chi è a questo punto il terzo personaggio effigiato nel dipinto? Due saranno pure Teodoro e Giorgio, ma gli altri due chi sono? E soprattutto il famoso papa nominato nell'iscrizione che non riuscivamo a leggere, chi poteva essere? A quel punto ormai mi ero gettata nella mischia delle ipotesi, dei ragionamenti e ne ho provato a fare una mia. La mia ipotesi è che potesse trattarsi di Papa Costantino, pontefice tra il 708 e il 715. Per me poteva essere lui il terzo personaggio effigiato col nimbo quadrato e il Papa citato nell'iscrizione dopo la frase Temporibus ter beatissimi et apostolici. Perché ho pensato a Costantino? Innanzitutto perché vi faccio riflettere sul fatto che Costantino, ora Papa, era stato mandato come suddiacono insieme a Teodoro e Giorgio al concilio del 680. Il quarto protagonista del concilio, Giovanni Diacono, diventato Papa anch'egli col nome di Giovanni VI, era già morto. Quindi, a mio avviso, nel pannello potevano essere raffigurati i tre protagonisti del concilio del 680. Tuttavia c'era un dettaglio che non mi tornava, ovvero perché questo sfalsamento temporale tra il concilio del 680 e gli anni dell'imperatore Costantino, che sono del Papa Costantino, che sono più di 20 anni dopo. E soprattutto un altro dettaglio. Nell'iscrizione Teodoro è chiamato arcipresbitero, mentre quando va al concilio, vi faccio rivedere, è semplicemente presbitero. Quindi ho cominciato a pensare che tra gli anni del concilio e gli anni di realizzazione del dipinto fosse passato del tempo, un tempo in cui, come le fonti ci confermano, Teodoro, addirittura dopo aver rischiato di diventare papa, era stato promosso, diciamo così, da presbitero ad arcipresbitero. Però cos'era successo per avere necessità, più di 20 anni dopo il concilio del 680, di andare a ribadire le sue decisioni? E effettivamente la storia offriva un gancio, perché nel 711 diventa imperatore bizantino Filippico Bardane. Filippico è un personaggio complesso, ma soprattutto è uno strenuo sostenitore del monotelismo. Immediatamente, appena diventato imperatore, condanna tutti i canoni emessi dal concilio del 680. Invita addirittura il pontefice ad accettare il monotelismo, a fare una professione di fede contro il monotelismo. E cosa fa? Fa cancellare tutte le immagini che esistevano del concilio del 680, era molto in uso all'epoca raffigurare le immagini dei concili, le fa cancellare da ogni parte di Costantinopoli. La reazione di Roma e di Costantino è altrettanto feroce. Costantino si rifiuta di aderire al monotelismo, ha parole durissime nei confronti di Filippico Bardane e per tutta risposta cosa fa? Nell'atrio della Basilica di San Pietro fa realizzare una monumentale immagine con tutte le rappresentazioni dei concili, che si chiude grandiosamente con una raffigurazione del concilio del 680. Come vedete, è un botta e risposta per immagini tra il Papa e l'imperatore. Lui fa cancellare le rappresentazioni del concilio del 680, addirittura Costantino risponde commissionandone una in San Pietro. Bene, io credo che siano questi gli anni
in cui Teodoro ormai divenuto arcipresbitero, Costantino divenuto papa e il presbitero Giorgio commissionano in San Pietro a ribadire, scusate, in Santa Sabina, a ribadire il loro impegno contro il monoteismo, questo pannello nel Narteci di Santa Sabina. Perché proprio lì, io penso, perché uno dei due, Giorgio o molto più probabilmente Teodoro, erano forse i presbiteri, il presbitero titolare di Santa Sabina. Bene, a questo punto la mia conclusione era che il dipinto murale appena scoperto si poteva forse datare quasi ad annum, quindi agli anni 711-712, il momento di questo ritorno di confronto sul monoteismo tra il Papa Costantino da una parte con i suoi presbiteri Teodoro e Giorgio e Filippico Bardane dall'altra. Per un certo periodo la mia storia finiva qui, perché la mia era un'ipotesi e il nome del Papa era sotto quell'arco e quindi di fatto nessuno in un certo senso poteva smentire o confermare con certezza la mia ipotesi. Sono andata anche, devo dire, non troppo serenamente, ma insomma abbastanza felice in diversi convegni scientifici a raccontare insomma questo mio studio e questa mia ipotesi, finché un giorno, di un paio di anni dopo, è arrivata la risposta della Commissione Cultura del Senato, che, compresa l'importanza della nostra richiesta, ci autorizzava, o comunque autorizzava, a fare quel piccolo taglio all'arco, così da poter leggere il nome del pontefice. Sulle impalcature, sul trabattello, sono saliti il sovrintendente architettonico, la funzionaria di zona, la restauratrice. Hanno provveduto a fare questo taglio e era inverno, quindi già buio, alle 4 di pomeriggio, mi chiama la restauratrice e mi dice: corri, corri, vieni immediatamente a Santa Sabina. Vi confesso che ero in tuta, diciamo così, quasi pigiama, ho messo un piumino addosso e sono corsa a Santa Sabina. Sono salita col cuore in gola sul trabattello e ho letto finalmente il nome del Papa: Ter Beatissimi et Apostolici Domini Nostri Costantini. Quindi il Papa citato nell'iscrizione e probabilmente effigiato nel nostro pannello era davvero il nostro Papa Costantino. Al di là, è inutile negarlo, diciamo, della soddisfazione insomma personale, la cosa veramente più importante era la possibilità che si dava agli studi, alla comunità scientifica, ovvero quello di avere un dipinto alto medievale datato, che davvero poteva andare a costituire un perno naturalmente degli studi attorno a cui costruire naturalmente un sistema, vista non solo appunto l'eseguità delle testimonianze conservate, ma soprattutto la mancanza spesso di appigli cronologici per queste pitture. Quindi era proprio poter offrire questa possibilità alla comunità scientifica che ci ha davvero, insomma, riempito di soddisfazione. Prima di lasciarvi e di salutarvi e di ringraziarvi, vi rubo solo qualche altro minuto per dirvi almeno due parole su quello che è lo strato pittorico precedente, perché in effetti rapiti dal nostro pannello figurato ci siamo quasi dimenticati che, vi ho detto all'inizio, trattarsi di un palinsesto, quindi di due strati pittorici. Il primo strato, quello più antico, che vi ho detto poggia direttamente sulla muratura della facciata della basilica, presentava una decorazione esclusivamente aniconica, caratterizzata da che cosa? Dalla presenza di specchiature, rivestimenti marmorei dipinti, quindi un'imitazione in pittura del marmo. Anche in questo caso i lavori sulla facciata hanno consentito di riportare alla luce non solo il brano di finto marmo ai lati del nostro pannello figurato, ma come
vedete, ve lo sto indicando con le frecce, i numerosi punti dove si trova questa decorazione, il che significa che essa andava ad occupare perlomeno tutta la parte alta della facciata di Santa Sabina. Perché vi ho detto solo la parte alta? Perché in realtà, quando abbiamo appunto riportato alla luce la muratura e abbiamo condotto delle indagini su questa parte, ci siamo accorti che qui non c'era un briciolo di intonaco. Assolutamente. La pittura a finto marmo si sviluppava solo nella parte alta. Come vedete, dappertutto è qui. È qui, ai lati del dipinto, e addirittura si trova anche in questi interstizi, oggi a malapena visibili. Ma qui no. Ma la risposta c'è comunque arrivata dallo studio e dai ritrovamenti che abbiamo fatto, perché su questa parete non c'era traccia di intonaco, ma c'era traccia di malta di allettamento. E allora, andando a guardare le fonti, lì sì che abbiamo trovato un'informazione utile. Pompeo Ugonio, che è un erudito che a fine Cinquecento si interessa moltissimo e in maniera soprattutto molto attenta e puntuale delle chiese di Roma, scrivendo un volume che si chiama Storia delle stazioni, quindi che racconta le basiliche romane nel momento in cui Papa Sisto V ripristina la liturgia stazionale. Ebbene, guardate cosa ci dice Pompeo Ugonio. Esso portico, parlando di Santa Sabina, ritiene i vestigi della incrostatura antica nei muri, simile a quella che dentro la chiesa veggiamo. Quindi il portico, per Ugonio, aveva resti, si vedeva chiaramente resti di incrostatura. Per Ugonio incrostatura, e questo è identico in tutto il suo testo, significa decorazione marmorea. E poi ci dà un'indicazione precisa, perché ci dice che è simile a quella che dentro la chiesa veggiamo. E io vi ci riporto ora dentro la chiesa per farvi rammentare come vi ho detto, la parte, diciamo, delle arcate si caratterizzi proprio tuttora per la straordinaria presenza di questo opus settile. Peraltro Ugonio ribadisce l'informazione sul Nartece anche quando parla dell'interno della basilica, perché dice: così nel portico maggiore, come per i muri della nave di mezzo sopra le colonne, si veggono le incrostature di varie pietre. Quindi cosa significa? Significa che la Basilica di Santa Sabina si caratterizzava nella parte, diciamo, bassa per una decorazione, un'alta zoccolatura, potremmo dire, in opus sectile, il rivestimento marmoreo e la malta di allettamento che abbiamo trovato serviva a questo, che probabilmente si trasformava, sconfinava nella parte superiore, forse per ragioni di statica, di opportunità, nella imitazione del marmo. Ora noi vediamo questi brani di pittura aniconica che sono solamente delle larve, e vi assicuro sono solo la pallida ombra di quello che dovevano essere, perché le analisi che abbiamo condotto ci hanno chiarito come queste pitture si caratterizzassero per la presenza di almeno 19 pigmenti diversi, vuol dire almeno 19 colori, e significa ancora che davvero volevano imitare perfettamente il rivestimento marmoreo. A quando risale questa decorazione? Beh, mettendo insieme il fatto che si tratti della prima decorazione presente sulla parete, riflettendo sul fatto che l'utilizzo del rivestimento marmoreo non supera di moltissimo l'età tardantica, e che questo tipo anche di imitazione sarà quella che normalmente si ferma per i secoli tra il IV e il V, siamo convinti che si tratti della decorazione che caratterizzava la facciata di Santa Sabina al momento della sua erezione.
Quindi questo atrio monumentale con funzioni liturgiche e sociali molto importanti, al momento della sua fondazione non era solo straordinariamente monumentale da un punto di vista della spazialità, ma si caratterizzava per la presenza di una porta lignea istoriata, di marmi di rilievi antichi come cornici, e per un rivestimento marmoreo e per la sua imitazione in pittura nella facciata. Questo sancisce l'importanza di questo spazio, che a livello liturgico e funzionale, lo ripeto, era dirimente. In primis, il pontefice, quando da San Giovanni Laterano, veniva a celebrare in Santa Sabina, arrivava nel Nartecio, il suo corteo si fermava qui, qui il Papa si vestiva e da qui faceva il suo ingresso trionfale. Ma non solo, questo era uno spazio liturgicamente fondamentale anche per coloro che ancora non avevano ricevuto il battesimo e che al momento dell'Eucaristia venivano fatti uscire dalla chiesa e dunque trovavano posto in quest'atrio, quindi in uno spazio monumentale e grandioso, e potevano meditare di fronte alle immagini istoriate della porta lignea, che se ci pensate ha senso solo se chiusa effettivamente. In ultimo, Santa Sabina aveva un battistero che probabilmente si trovava su questo lato e dunque lo spazio del Nartece diventava probabilmente anche lo spazio per coloro che, in attesa di compiere i riti battesimali e di vivere questo importante momento della loro vita, sostavano all'interno del Nartece. Questo giustifica davvero la straordinarietà da un punto di vista monumentale e decorativo, uno spazio poi destinato nell'Alto Medioevo ad ospitare anche un dipinto dal forte valore comunicativo e simbolico. Questo perché, ricordiamocelo, i Narteci sono sempre delle zone liminari, uno spazio tra due mondi, esterno ed interno, tra la casa di Dio e la società esterna, e dunque naturalmente anche degli spazi con funzione sociale. Vi ringrazio moltissimo della pazienza e moltissimo dell'attenzione. Interrompo dunque la condivisione. Grazie infinite, Emanuele, per questa lezione magistrale che ci hai in qualche modo regalato, e soprattutto si è confermato quello che appunto avevo accennato, cioè della grande lezione di metodo che è per tutti noi, insomma, per ribadire come alla fin fine l'esercizio e la strumentazione che ha lo storico dell'arte possono portare a dei risultati che poi vengono confermati dal dato acquisito, no? Aver trovato, forse se tu avessi trovato il nome del pontefice subito sarebbe stato troppo facile in fin dei conti, invece così hai dimostrato anche alla comunità scientifica, insomma, come in effetti quando si lavora in maniera strettamente filologica, davvero a bocce ferme sulla storia, si riesce ad ottenere, insomma, a ricostruire una pagina della storia che viene poi confermata da un dato, in questo caso dal nome stesso che era sul dipinto. Ma quindi davvero grazie. Vediamo se c'è qualche domanda da parte del pubblico. Abbiamo fatto un po' tardi oggi per questioni tecniche, ci scusiamo, però se qualcuno avesse voglia di farci, sono tante cose in realtà, questo sguardo diacronico anche che hai dato e che affronta e soprattutto che ribadisce ancora nell'VIII secolo come in qualche modo quell'edificio diventi la cassa di risonanza in qualche modo per dimostrare appunto che la Chiesa di Roma è l'unica detentrice in termini, insomma, teologici di certe posizioni, e che dunque si fa portavoce del fatto che diventi davvero la Chiesa trionfante per tutto l'orbe in fin dei conti. D'altra parte è un edificio che ha tanti aspetti, perché anche legati anche a quei mosaici che ci dovevano essere all'interno e che poi si sono perduti e che dovevano avere proprio questo ruolo, no? Voi che vi occupate appunto in maniera così precisa di questi edifici, tu in particolare, insomma, avete scritto moltissimo. E soprattutto voglio ancora sottolineare
voglio ancora sottolineare l'importanza dei tuoi studi proprio su questo aspetto liminare che ha l'atrio. E poi, ecco, magari se in qualche modo ci vuoi anche dire così molto rapidamente, tu stessa appunto hai un po' sconfessato quelle ipotesi che lo ritenevano un vero e proprio quadriportico, no? Ecco, mi piacerebbe magari se tu se ci vuoi dire una battuta su questo, ci faresti felici. Allora, sì, diciamo che ragionando forse in una maniera troppo ancorata a ragionamenti che normativi, diciamo così, alla convinzione che esistessero dei modelli ferrei e soprattutto che questi modelli, sul piano architettonico intendo, esistessero già nel V secolo, quando invece l'architettura, l'edilizia chiesastica cristiana è ancora assolutamente in formazione. Da lì era nata l'idea naturalmente che Santa Sabina dovesse avere di fronte un quadriportico. Perché quest'idea? Io vi ho fatto vedere la pianta, vi ho fatto vedere il nartece e tutti vi sarete accorti che all'epoca come oggi in Santa Sabina non si entra frontalmente, ma si entra da un lato. Ora è questo che ha inizialmente creato davvero una sorta di sconquasso, no? Nella storiografia, perché un ingresso laterale non rispondeva naturalmente alla canonizzazione di un modello, ovvero che la basilica avesse un ingresso necessariamente frontale. Non si è ragionato sul fatto che in una città come Roma, ma non solo Roma, e soprattutto nel V secolo, la città fosse ancora una città completamente antica, in cui valeva e comandava la topografia e l'urbanistica antica, e dunque anche la viabilità e gli spazi. Probabilmente Santa Sabina non poteva utilizzare lo spazio antistante, lo spazio davanti, forse per ragioni di proprietà, forse perché probabilmente una strada lì non ci passava. Voi mi direte perché allora non hanno fatto la basilica che guardava verso la strada? Perché hanno sfruttato nei perimetrali dell'edificio tutte sostruzioni preesistenti e quindi di fatto la chiesa si trovava ad avere la facciata su un punto in cui la strada non passava, ma questo non ha creato problemi, semplicemente si è fatto a quel punto un ingresso laterale. Un quadriportico per questo a mio avviso non c'era. E qual è la spiegazione secondo me più chiara per questo? Il fatto che si decida di fare un nartece di quelle dimensioni. Se quello fosse stato il braccio di un quadriportico, ma che quadriportico mi devo immaginare io? Naturalmente viene fatto un atrio così ampio, un po' per il ruolo della basilica, ma un po' per il fatto che quella basilica non ha un quadriportico e quindi questo grande spazio fa le funzioni di un intero quadriportico. Sì, assolutamente, assolutamente convincente. Credo che questo, insomma, renda piana ormai la discussione su questo tema. Ti porto su un'altra domanda che viene dal pubblico e che in effetti ritorniamo quindi sul dipinto, perché in effetti ci chiedono qual è quindi la conclusione, chi è questo artista? Sì, un artista che ci ha spiegato guarda l'Oriente, ma si sa qualcosa di più su, diciamo così, gli aspetti ovviamente non biografici, perché chiaramente non si può sapere, però ci chiedono se una conclusione su questa maestranza, ecco. Allora, eh sì, esattamente come dice Fabio Maestranza, noi per l'Alto Medioevo, per buona parte del Medioevo, abbiamo una storia dell'arte senza nome, naturalmente. Quindi l'individualità, diciamo, artistica è il forte di Vasari, ma non quello di noi medievisti che dobbiamo appunto ragionare per una storia dell'arte senza nome. Tuttavia possiamo ragionare su fare riflessioni importanti in questo senso. Cosa possiamo dire? Io penso che questo artista, mi sbilancio un po' con voi, ovviamente, e rifletto insomma anche insieme a voi. Io penso che l'artista che ha realizzato il dipinto di Santa Sabina sia un romano. Questo perché penso che a Roma, soprattutto diciamo nel corso della fine del VI, del VII secolo e dell'VIII, sia presente una realtà molto cosmopolita naturalmente. Quindi è assolutamente plausibile la presenza anche di artisti bizantini.
E questo ce lo racconta, che cosa ce lo racconta l'iconografia? Ce lo raccontano i materiali, quindi uno scambio forte, fermo, assiduo. Tuttavia io credo che il linguaggio in cui si esprime il nostro artista sia profondamente romano, cioè abbia quella attenzione appunto per il realismo sicuramente, ma è un realismo profondamente volumetrico nella costruzione delle figure, saldo, che porta a queste immagini corporee molto fisiche che a mio avviso si legano a tutta una tradizione romana, addirittura dal mosaico dei Santi Cosma e Damiano, quindi credo che ci sia proprio un afflato molto romano. Ma la cosa importante è però andare a dire come romano, bizantino o mezzo romano, mezzo bizantino che fosse, la cosa importante è proprio sottolineare quella che è l'atmosfera della Roma di inizio VIII secolo. Bisogna stare attenti a non insistere né sull'eccessiva autonomia, chiusura, isolamento, indipendenza di Roma, né ma non insistere nemmeno su un concetto che può essere Roma bizantina, perché altrimenti rischiamo che Roma diventi sempre un po' preda, tra virgolette, dello straniero. Roma bizantina, Roma carolingia, Roma ottoniana. Roma è Roma con una sua naturalmente realtà che per questi secoli è frutto di una realtà appunto profondamente cosmopolita e profondamente aperta all'Oriente. Questa mi sembra la cosa più importante. Forse in questo senso bisogna ragionare anche per un edificio straordinario come Santa Maria Antiqua, cioè questa osmosi, proprio questa unione tra Roma e Bisanzio che Roma può offrire in questi secoli. Certo, sì, un'acquisizione davvero importante. Poi tra l'altro ci ha fatto vedere delle foto anche molto belle dove si riesce a ricostruire, ma comunque già si vede una qualità davvero alta, delle trasparenze, una anche una tecnica straordinaria, poi con questi materiali così ricchi, insomma. Sai, quando l'abbiamo scoperto, insomma, e non conoscevamo ovviamente il nome del Papa, io avevo fatto tutto il mio ragionamento così storico per quello che vi ho raccontato, e poi c'era il sogno nel cassetto. Cioè il sogno nel cassetto era che non fosse il successore di Giovanni VII, ma forse il predecessore, cioè questo pontificato di questo Papa Sergio I, che è un pontificato lunghissimo, 14 anni, un Papa fortissimo da un punto di vista caratteriale, politicamente, a cui non riusciamo ad attribuire nessuna opera. E perché mi piaceva molto di più? Perché Giovanni VII, con il suo classicismo, tra virgolette, è diventato un po' una, come tante figure, magari come Federico II, una figura mitizzata, no? Quasi isolata, che fosse preceduto da un esempio di figura, appunto come hai sottolineato tu, anche con queste grandi capacità costruttive, no? Queste sfumature, me lo faceva, come dire, meno isolato, e addirittura qualcuno prima di lui. Che sia poi un successore va benissimo lo stesso, che ci dimostra appunto come Giovanni VII non sia un isolato naturalmente, ma come la cosa importante che ci dice, e torno seria, è come in questa fase, nell'alto medioevo romano, la pittura, l'arte in generale, sia espressione di un linguaggio classico e anticlassico, potremmo dire, nello stesso tempo. E come questa duplicità linguistica sia davvero la sua caratteristica, diciamo, fondamentale, insomma, un po' quello che Kitzinger ci ha insegnato, no, molto tempo fa. Sì, sì, hai perfettamente ragione. E poi, insomma, ci si rende anche conto con un tassello così importante di quanto si debba fare con i patti, con il perduto, e soprattutto di quale straordinaria qualità ci doveva essere a Roma, appunto, assolutamente in questi secoli, e quanto poi questa abbia poi in qualche modo sia servita anche per formare, no, tutto l'apparato visivo e anche in qualche modo tecnico per le generazioni anche successive, insomma, questo devo dire che è importante. E poi come in qualche modo la, diciamo così, la matrice classica, no, tu ci hai fatto vedere anche
l'infilata di colonne straordinarie all'interno, cioè come tutto infatti concorra ad un'idea nuova di pensiero della Chiesa, cioè di una Chiesa che si fa appunto romana, evangelica, apostolica e soprattutto trionfante. E questo era già presente nel V secolo, e devo dire che questo tassello che tu oggi ci hai spiegato in maniera così straordinaria ne è un'ulteriore conferma di come, come dire, i pontefici in qualche modo stavano costruendo l'immagine del proprio potere. Quindi devo dire. E poi ci dà anche un'altra cosa importante, secondo me, Fabio, ci dà anche l'articolazione della città, sì. Cioè il fatto che quel dipinto sia realizzato temporibus Constantini, cioè il Papa non è il committente, i committenti sono le gerarchie ecclesiastiche, e quindi ci dà una articolazione del fenomeno della committenza, in cui Roma è una città papale, questo insomma è inutile negarlo, lo sarà per secoli, ma in cui effettivamente il panorama poi della committenza, dei patrocinatori, dei mecenati era più ampia, questo lo era sin dal V secolo, anche quando noi IV, V parliamo appunto della grande Roma, la grande committenza papale, ma la committenza a Roma è più varia, è imperiale, è presbiteriale, è privata, e effettivamente avere un'attestazione, quindi non solo di una committenza papale, anche agli inizi dell'VIII secolo ci dice come questo fenomeno più articolato sia effettivamente in continuità. Sì, assolutamente. No, davvero grazie Emanuela per questa straordinaria lezione magistrale che ci hai regalato, e direi di poter chiudere qua, non ci sono altre domande, d'altra parte sono le 17:30, possiamo ti lasciare, ho avuto anche oggi una lezione all'università, quindi immagino che tu sia anche molto stanca. Sicuramente, però è stato un grande piacere, veramente Fabio, lo ribadisco, un onore, grazie a te, grazie alla nostra squadra di tecnici che davvero sono eccezionali, insomma, quindi ringrazio tutti e vi saluto caramente, buona serata. Grazie a tutti e tutti quelli connessi, grazie ancora a Manuela Gianandrea dell'Università La Sapienza, grazie ancora per questa splendida lezione. Arrivederci, ciao Manuela, ci sentiamo. Arrivederci a tutti, grazie ancora, grazie Fabio, un abbraccio, grazie. Un abbraccio.